incredibile la gente e il doc è qua presente. Prima di iniziare il video, raga, vi chiedo un favore grandissimo: dovete iscrivervi al canale, importantissimo, perché io dovessi chiedere la cintura, ce l'abbiamo perché c'è il volante in mezzo e tutto quanto. Allora, raga, dopo la bella iscrizione che è doverosa, deve essere così, iniziamo come tutte le mattine. Innanzitutto buon lunedì, buongiorno, buongiornone. Sto cazzo e sto cazzone, importantissimo, inizia la giornata così. Allora, raga, la cosa è semplice. Douglas Luiz, ci piace Douglas Luiz? Sì, buonissimo giocatore, oro che cola per il centrocampo della Juve, ma non è Zinedine Zidane. No, raga, perché davvero ci sembra che sia Zidane su Douglas Luiz. Adesso io gli voglio bene, però non è Zidane, è Douglas Luiz, un giocatore comunque buono, che non è che sia, ripeto, Zidane o Modric. Ce lo stiamo facendo passare così, cioè sembra che abbiamo preso il centrocampista più forte del mondo. Va bene che ultimamente, che negli ultimi anni il nostro centrocampo è una merda, è l'amor del cielo, va benissimo, però neanche da gasarci così tanto per un giocatore che comunque è un buonissimo giocatore, non è Zidane. No, perché minchia, vedo me Douglas Luiz, che colpo, cioè, sono 60 milioni, regà, 60 milioni, tu hai sacrificato comunque Malenicea e Ealing, che possono far benissimo, cioè possono essere, soprattutto Ealing può essere un crack clamoroso. Vabbè, sono felice comunque, sono felice perché comunque serve come il pane, il profilo giusto per la Juve, ha delle caratteristiche che con Thiago Motta possono essere devastanti e tutto quanto, però un po' più coi piedi per terra, perché già quando è arrivato Locatelli eravamo tutti gasati e poi sappiamo come è andata a finire. Un po' più calmi, anche con quell'altro, con Alcaraz, doveva arrivare un fenomeno, è arrivato un coglione. Un po' più coi piedi per terra. Ok. Questione Kefler Turam. Raga, la Juve è meglio che chiuda, vero? Cioè, con quello se arriva, allora lì sì che cominciamo a gasarci come si deve. Lì sì che cominciamo a gasarci come si deve. Kefler Turam sarebbe un colpo clamoroso, clamoroso. Clamoroso, ma di quelli proprio dici, merda, che bietto. Che apertura, bello, bello, bello che apertura. Questione attacco. Allora, è un po' che sento una vocina che mi gira attorno e mi dice: Doc, attento lì in attacco, succederà qualcosa. Doc, attento, doc, attento, doc, attento. Io gli dico tutte le volte: cazzo, succederà? Doc, attento, succederà qualcosa. Minchia, ci siamo incontrati di qua. Doc, attento, succederà qualcosa. Cosa succederà? Doc, attento, succederà qualcosa. Nico Williams. Allora, attenzione, perché ci dobbiamo studiare bene la clausola, che potrebbe essere molto molto interessante. Raga, attenzione, perché Nico Williams potrebbe essere un crack clamoroso, potrebbe essere uno di quei giocatori che tu dici: cazzo, Nico Williams. Attenzione a Nico Williams, attenzione a Nico Williams. Vi dico solo questo: purtroppo Chiesa continua a essere in uscita, continua
purtroppo cosa succede? A non essere il preferito di Giuntoli e di compagnia, anche con un europeo molto scadente, c'è da dire la verità, che ha fatto veramente un brutto europeo. Minchia, ma sta strada non c'è mai un cazzo di nessuno! Minchia, una volta che la faccio io è piena di gente! Palle! Comunque, attenzione, Nico Williams, Recape, Chiesa purtroppo uscirà a malincuore, lo dico, ma sarà così. Vedremo Nico Williams, regà. Queste sono le bombe. Thuram sempre più vicino. Quello è arrivato, Zidane brasiliano. E attenzione a Nico Williams, che sarebbe quello che proprio mi gasa più di tutti. Regà, vi voglio bene, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Importantissimo, veramente importantissimo. Buon lunedì, statemi bene. Forza Juve, forza Italia e da oggi forza Spagna. Ciao.